Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video! Finalmente siamo in una nuova puntata di Distruggi questo diario! Sono davvero contentissima che la prima puntata di questo nuovo format del mio canale vi sia piaciuta tanto e se ve la siete persa vi lascio la scheda qui o qui, non mi ricordo mai dove è, dopo 5 anni. Benissimo! Che cosa ci farò con questo diario? Questo diario serve per sfogare la propria... Per liberare la propria creatività oppure la propria rabbia. Serve un po' a rilassarsi e a divertirsi allo stesso tempo. Io mi diverto tantissimo e non vedo l'ora di fare nuove attività con questo diario. Se vi piace questo video mi raccomando polliciate in su e lasciatemi tantissimi commentini dove mi consigliate come distruggere questo diario. E vi ho chiesto di lasciarmi diversi commenti dove appunto mi dite come distruggere questo diario e oggi ho scelto un commentino e distruggeremo insieme questo diario con questo metodo un po'... Iniziamo subito con questo qui, in cui c'è scritto in fondo di questa pagina con un odore che scegli. Non so se notate, ma se vedete queste pagine sono rovinate perché qui sotto c'è lo slime del video precedente, che ho usato nel video precedente. Allora, come profumo io sono andata a prendere questo, che è il profumo che utilizzo, ed è buonissimo, ed è di Dr. Taffy, è naturale ed è alla vaniglia. Amo. Yeah! Aspettate, ne approfitto, Facciamo arieggiare questa pagina. Adesso, allora, copri questa pagina con dei cerchi che trovi. Innanzitutto, qui sopra ci sono questi scoccini, questi decotype carinissimi, quindi farò dei cerchi. Così, random. Potrei utilizzare il tappino del profumo. Secondo voi ci riesco? Oppure faccio un danno? Secondo me faccio danno. Aspettate, aiuto. Ma perché poi qui sopra? Ci sono riuscita! È un cerchio monchio. Il cerchio monchio del tappino del profumo fa schifo. Allora, io registro fuori, qui siamo in cucina. A proposito, c'è il mio pane in forno che non si vede. Comunque, cosa posso usare? Oddio, mi è venuto... Aspettate. Secondo voi ha la forma di un cerchio? Proviamo. Non dovrei essere così contenta delle destrame che ho, però proviamo a vedere se funziona. Oddio. Che cos'è? Sembra un water da cui escono tanti odori. Ho trovato questo, che è un coso di Ikea. Possiamo fare un cerchio gigante. Aiuto. E ti attende questa cosa. Ta-da! Questo è uscito bene. Poi ho anche trovato questo, che non so che cosa sia, però è di Girolamo, di mio fratello. Che qualcuno ha indovinato come si chiama in realtà. Credo sia un accendino, comunque un po' strano. Dai, questo deve venire per... È che con la fotocamera è un po' un casino. Va bene, abbiamo fatto la teoria degli insiemi che si fa nei commentari. Ok, basta. Ok, andiamo avanti. Volevo fare questo. Dovrebbe essere tipo fai dei buchi in questa pagina. Quindi questi buchetti qui, usando qualcosa che tu trovi nei tuoi viaggi. Perché questo è appunto il diario Wear This Journal Everywhere, ovvero è da portare in giro, infatti è tascabile, è piccolino. Però io userò una penna. Aspettate. Sembra facile, ma non è. Forbici. Ma secondo voi sono pazza? Se voglio usare questo. Ok, non seguite mai quello che faccio. Aspettate, ho trovato un'altra cosa. C'era questo in una pianta, che è uno stuzzichino. Ok, questo è bellino, ok, l'ho pure macchiato. Dio, un pezzo di terra. Ok, decoriamola un pochino, coloriamola. Usiamo un bel colore pastello, così da confondere il casino che abbiamo fatto e da rendere tutto più colorato. È una fustella. Non so se vedete, ma è a forma di angioletto.
so perché c'è finita random qui. Che carina! Ok, siamo arrivati al momento. Distruggerò questa pagina con il commento che mi ha lasciato uno, cioè con il commento che mi ha lasciato uno di voi. Vi lascio lo screen del commento qui sopra. Ti saluto e ti ringrazio per questa folle idea e spero di non macchiarmi. Distruggerò questa pagina con il ketchup. Ecco qui. Certo che è alle 11 di mattina. Oh. Oddio. So che mi pentirò di aver fatto questo. Beni. A sto punto farei la forma del cuore. Ah, oddio. Secondo me sta cosa da muffisce. Benissimo. Ho fatto un cuoricino solo per voi. Se avete altre idee di come distruggere questo diario, perché ci sono diverse pagine dove potete scegliere voi, che appunto vi dicono che potete scegliere voi il metodo di distruzione. Quindi, ditemi voi come distruggere una pagina di questo diario. È il commento più stravagante, più divertente e che mi piace di più. Lo userò nella prossima puntata. Io adesso voglio vedere come diventa questa cosa. Vai in alto e getta questo diario. Ok. Allora, intanto dobbiamo tagliare o strappare la pagina. Decoriamolo con questo deco tape. Che avanza tutto un gattitone. Che carino! Aspettate, eh. Con... facciamo un cuore. Del tipo hashtag good luck. Speriamo che riesco a recuperarla. Comunque, andiamo a gettarla, ok? Ho paurissima che qualcuno possa vedermi e mi dica, ma che cavolo fa? Guardate un po'. Allora, io sto prima che... ah, oddio! Io devo gettare tutto il libro. Aspettate, eh? Ok, magari recuperare la pagina sarebbe stato difficile, ma recuperare il diario dovrei riuscirci, no? Del tipo... ma ti è caduto questo? E sì, sa com'è. Io getto le cose dal quinto piano. Ho paura che qualcuno se ne accorga. Dal quinto piano, only for you. Ok, andiamo sotto. Torna in ascensore, yeah! Con le ciabatte, capisci? Ciao! Bene. Bellino, povero. Andiamo. Ok, devo dire che dal quinto piano non si è distrutto più di tanto questo diario. Mi aspettavo... ho paura che cade il ketchup e io devo uscire, quindi non vi posso toccare. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi tanti commenti e tanti like se vi è piaciuto questo video. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per non perdere altri folli video con questo diario e non. Io vi mando tanti baci e al prossimo video. Ciao!